Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in sala Buzzati, benvenuti a voi che siete qui in sala e che anche numerosi eh, vedono l'incontro nel, nel nostro foyer, ma ehm, benvenuti anche a tutti coloro che ci stanno seguendo sui social di Corriere e eh, sul sito Corriere.it. Eh, oggi siamo arrivati al terzo appuntamento di un ciclo di incontri legato ad una mostra che si tiene presso la Galleria Campari a Sesto San Giovanni, eh, mostra chiamata Bar Stories. Bar Stories è una serie di fotografie eh, con soggetto, ovviamente il Bar. Eh, fatte in collaborazione questa mostra con l'agenzia la, Magnum. In questo caso, quindi abbiamo cercato di sviluppare nel <coughs> su più incontri. Eh, il tema Bar eh, declinandolo prima su in ambito sociologico, poi in ambito letterario, e stasera siamo invece in ambito artistico. Abbiamo qui eh, il piacere di avere la professoressa Alessandra Montalbetti. Un applauso, giusto? Storica dell'arte. Che eh, ha lavorato molto sia con la Pinacoteca di Brera, con eh, la collezione Guggenheim di Venezia e che eh, stasera appunto ci farà un percorso, un itinerario da, del, del della bar nell'arte da partire dalla fine dell'Ottocento fino ad arrivare agli anni 50, credo, più o meno. meno. Più o meno, un po' meno forse. Bene, eh, grazie, ci vedremo ancora con questo ciclo l'anno prossimo, eh, sempre con Galleria Campari, proseguiremo eh, questo ciclo di incontri e quindi state sempre eh, attenti alle nostre comunicazioni e eh, domani sarà il nostro ultimo incontro, ma siamo quasi addirittura d'arrivo sulla fine del 2023. Quindi bu buon ascolto a tutti e Grazie. professoressa lei. Grazie. Buonasera. Mi viene da citare buonasera vicini e lontani, come diceva Nunzio Filogamo. Abbiamo um, un tema molto particolare, no? Il collegare il bar all'arte magari non è così immediato. Vi cito un aneddoto di un signore che sicuramente avete conosciuto, di cui avete letto i libri, di cui avete ammirato probabilmente il grande sapere, Gillo Dorfles. Gillo Dorsi prendeva il caffè a Milano, come tutti, al bar olimpico e eh, nel prendere il caffè in modo veloce, possiamo dire un po' la milanese, no? corri e vai incrociava spesso Valentino Vago, il grande artista che molto spesso lo invitavano a sedersi, a fare due chiacchiere ma Gillo Dorsi rispondeva non ho tempo per i di giorno Aveva già cent'anni, aveva da fare, come sapete bene. Allora, chi erano questi perdigiorno però? No? Ovviamente lui così attento all'analisi sociologica, quante cose aveva anticipato, quante cose ha letto no? nella nostra società, probabilmente aveva capito che il tempo dei perdigiorno era completato, ma... I per di giorno sono stati utili, sono stati fondamentali. E iniziamo con questo capolavoro che conoscete tutti, ovvio, chi non ha mai visto, ammirato, chi ha avuto la fortuna di andare anche a Londra, beato, così l'ha visto dal vivo, l'ultimo grande dipinto di questo maestro assoluto, Edouard Manet. Perché dico l'ultimo? Ovviamente, lui verrà a mancare un po' di anni dopo, ma come sapete, è un'altra vittima della Sifilide, vittima eccellente. E questa atarassia lo, motoria lo bloccherà tanto da dipingere negli ultimi anni piccole, deliziose nature morte. Questo è il suo testamento spirituale. Perché è così forte quest'opera? Perché vedete la protagonista, Susan, era questa vera, autentica cameriera, Samu de la Fayette, questa ville lumière, questo mondo brillante, rutilante, meraviglioso, eppure lei non ci guarda, lei ha lo sguardo lontano. Ha uno sguardo strano, triste, deluso, c'è un uomo che gli rivolge la parola e lo vedete solo nello specchio, ma né come sapete è. Sì, un impressionista lo dobbiamo inserire no? in una casella, più o meno. Ma non è un impressionista d'un plein air. Ma è un impressionista che adorava il Louvre, che conosce benissimo lo specchio dei coniugi Arnolfini e che lo usa, lo manipola, lo cambia. E quindi c'è un signore non particolarmente riconoscibile, benché Manet avesse già dipinto Le Tuileries con tutta una serie di ritratti di suoi amici. Ma questo è un. Qualsiasi eh, gagà, è un qualsiasi galletto, è un qualsiasi disturbatore, no? Di questa ragazza che guardate come ha le mani nodose, le mani stanche e giovane, se guardate il volto, eppure le mani sono già molto usate su questo meraviglioso banco di marmo e lei con l'orecchio non lo ascolta e siete davanti al primo forse importante caso di sguardo alienato di sguardo che racconta la solitudine del mondo moderno. Fuori avete Baudelaire che sta dicendo, sta invitando i pittori dell'epoca moderna di vedere l'epico in, in questa società, ma in questa ragazza l'epico non c'è. C'è solo la stanchezza, c'è solo quasi la nausea, c'è solo questa vita costante con un... Ehm, meraviglioso tratto di natura morta con una birra non francese qui in primo piano riconoscibilissima con questo se guardate triangolo arancione una birra bass e dietro quello che la critica non ha notato purtroppo è un dipinto che la critica non ha amato forse ha intuito questo sguardo moderno e, non, e ha girato lo sguardo da un'altra parte, l'idea era invece di guardare là in fondo, in questo di nuovo lo specchio, che vi mostra questa enorme folla di gente che non viene ritratta, perché la folla non è più importante. Voi non siete più davanti agli artisti che dovevano dipingere i ritratti. Qui siete davanti ai rivoluzionari, impressionisti e macchiaioli, eh? ricordiamoci, macchiaioli che insomma, eh, volendo ci sono, che si sono ribellati all'Accademia. Ecco perché il bar diventa il luogo fondante, dove si potevano riunire gli artisti che avevano rinunciato all'Académie des Beaux-Arts, dove, dove si incontravano. Nei salotti dei committenti? Assolutamente no! Loro avevano urlato, rivendicato la loro libertà e quindi ecco il locale ideale, il bar dove si poteva sostare anche dal mattino, il bar casa, il bar riscaldato, il bar luogo dove si sapeva, no? magari se entrava non c'era ancora nessuno, ma poi arrivava il poeta, arrivava l'intellettuale, soprattutto si esercitava un diritto alla libertà di un'arte che la rivendicava. Piena voce, terminati i tempi di Leonardo da Vinci, di Caravaggio in disperata ricerca di un committente. L'arte era libera e voleva incontrare chi era libera come lei. Procediamo perché abbiamo Degas che mostra non come Manè la realtà, la verità, ma che mostra la finzione. A Noi sembra tutto reale, sembra tutto vero, è Degas, un impressionista. Intanto, un impressionista sui generi, Vi ricordo che questo signore aveva frequentato l'Accademia perché noi lo chiamiamo Edgar Degas, ma lui si chiamava Hilary Marie de Saint Germain, eccetera, 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 eccetera. E la famiglia nobile aveva accettato un artista solo se frequentava l'Accademia. Eh? Mi raccomando, almeno che ci sia una scuola. Che cosa succede? Avete l'astro nascente del teatro francese. Vi prevede la grande Elena André che qui fa la prostituta, non è una prostituta, anche se all'epoca le attrici non erano molto considerate, però lei interpreta molto bene il ruolo l'assenzio del suo bicchiere vi ricordate, no? la famosa fata verde, il serpe verde? C'è un libro meraviglioso scritto da Benoît Noël che ci racconta sia sì, il fascino no? di, questa, di questa materia prima meravigliosa, molto amara, eh? molto, molto, molto amara, ma contemporaneamente questi effetti allucinogeni. Chi è che smette per primo di bere Picasso nel momento in cui si accorge che gli trema la mano? Eh no, l'assenso no, eh. Il controllo razionale del cubismo prevedeva il controllo totale sulla mano. Quindi qui è un assenzio finto, eh? Dov'è il cucchiaino? Dov'è il quadratino di zucchero? Impossibile da bere, eh? L'assenzio non è quell'un, no, quello 0,001% che trovate nel Pernod nel Pastis oggi. All'epoca l'assenzio era puro, era ancora possibile, era ancora consumabile. Si doveva diluire col famoso cochino traforato che qui, come potete vedere, non c'è. Anzi, qui vedete che c'è solo il bicchiere. Col famoso liquido verde smeraldo, anzi Degà vi dice: eh, Ma c'è già la bottiglia vuota! Eh? Capite perché questo sguardo è così perso? Brava, brava l'André e ancora di più bravo. Il famosissimo incisore Marcel Desbotten, questo signore qui di fianco che fa un po' il debociato della situazione, fa un po' il bohémien, che invece era un incisore bravissimo, eh, notissimo all'epoca, che era molto amico di Degas, tanto da essere poi la persona che si occupava proprio delle incisioni di Degas. Quindi. Molto interessante come dipinto. Siete non al caffè precedente. Questo è Place Pigalle. Questo è il, ca il caffè della Nouvelle Atene. Lo eh, possiamo diciamo così, ind individuare dall'esterno, però c'è Degas che fa il regista. Quindi, a differenza di Manet, che penetra profondamente la realtà di Suzanne, qui capite che siete davanti a una grande attrice, a un signore che si presta. Tant'è vero che Degas, per rivelarvi cosa sta facendo, guardate questi tavolini, non hanno le gambe. E quindi è come se fossero sospesi nel vuoto. No? Se non vi siete accorti che è una scenografia, Degas vi inserisce questo elemento importante. Procediamo perché abbiamo la conferma. Picasso che realizza sei sculture di quest'opera, le trovate in collezioni private, ce n'è una al Moma di New York molto complicata da recuperare come immagine, più facile è questa, la differenza è solo il colore di quei puntini che decorano questo bronzo, sembra gesto ma è bronzo dipinto e vedete che la medesima paura di sembrare astratto che Picasso Vive nel suo eh, diciamo, momento pittorico e lo porta a introdurre il collage, quindi eh, pezzo di corda, carta, da, insomma tutto quello che c'era, lo porta anche in questo caso a mimare la verità. Quindi mh, se il bicchiere è scomposto in modo cubista, vi ricordo che il cubismo ha questa lettura razionale eccezionale eh, il luogo dove nasce il cubismo lo, lo vedremo, è un altro caffè e c'è un confronto con il positivismo filosofico francese, con gli esponenti di questa scienza che bisognava che non fosse più avulsa dall'arte da Chevrolet chimico al cubismo, avete però il cucchiaino e la precisissima zolletta di zucchero. Quindi la conferma che l'assenzio di prima di Degas era un assenzio di scena, ve la dà proprio la necessità eh, di filtrare questo liquore così amaro. Era la menta eh, che gli dava questo leggero colore verde, ma ve lo dice appunto questa scultura. Arriviamo a un'opera. Famosissima, la conoscete. Questa è la famosa collezione Tannhäuser. Alcuni di voi se la ricorderanno, esposta a Milano a Palazzo Reale, quindi l'avete vista dal vivo, conto anche su quello. Di Picasso, che dopo due accademie che il papà voleva che lui frequentasse, dopo questa figura debordante paterna, Picasso taglia il cordone ombelicale. Intanto lo, lo, lo sapete benissimo: non scegli il cognome Ruiz che è suo padre, c'è il cognome Picasso, che è il cognome della madre, grande omaggio all'Italia, all visto che il, il cognome Picasso arrivava da Genova. E questo è il quadro di Picasso che sbarca a Parigi ed ecco un altro bar. Lui che a Barcellona frequentava di nascosto il famosissimo cabaret, caffè, bar, come volete chiamarlo, dei quattro gatti, locale che il padre aveva demonizzato e quindi come tutti i figli succede, lo demonizza il padre, vado apposta a frequentarlo aveva imparato che se voleva davvero non essere un futuro professore d'accademia bisognava andare a Parigi, ospite dal amico Casagemas che sapete benissimo si suiciderà davanti a lui, creerà il periodo blu insomma succederà di tutto ma prima... C'è questo dipinto dove Picasso fa un passo diverso rispetto a quanto avete visto prima. La verità è in queste donne, molto ben inquadrate, molto ben ritratte, dettagliate. Vedete, che in primo piano avete il volto, guardate come sono pesantemente bistrate, pesantemente truccate, e tutte queste fan fatale. Guardate questa bellissima con questa mascella quasi dirompente: fan fatale che prenderanno gli uomini per il colletto e li condurranno dove vorranno. E quindi ecco questo fascino di queste donne parigine meravigliose incredibili che Picasso ovviamente non aveva mai visto e e la galette si potevano trovare tranquillamente. Procediamo, scusate, ed eccoci qua e torniamo in Italia. Torniamo in Italia al caffè che noi tutti chiamiamo così, ma che non si chiama così, si chiama alla Venezia trionfante. Abbiamo il signore che gli dà il nome Floriano. Ovviamente se siete mai stati a Venezia sapete benissimo che Floriano era destinato a perdere la dissidenza. Quindi andiamo dal Florian è, là lì, è lì che nasce il nome. Alla Venezia trionfante perché? Perché siete nel 1720, perché siete davanti a una città che ci crede ancora, la grande Repubblica Marinara di Venezia, che ci crede senza dubbio, senza nessuna scalfitura. Che purtroppo non ha capito che. Amsterdam che Londra la stanno battendo sulle ruote transoceaniche, tanto non le interessa. Venezia è sempre grande, quindi trionfante, trionfante sulla peste, trionfante sulla voglia di ritrovarsi. Siamo alle procuratie nuove, quindi edificio che segna anche questa voglia no, di chiudere un pochino Piazza San Marco. E siamo nel 1720. Eh, siamo davanti a un luogo che sarà fondamentale, diventa il cuore, diventa il cuore della patria di Venezia, perché vi ricordo che nel 1848 Daniele Manin ricovererà proprio in queste sale i feriti dei moti il 48 beh, lo sappiamo no? questa forza propulsiva che vediamo anche nella nostra piazza tricolore ecco insomma anche noi a milano abbiamo combattuto che cosa succede che nei suoi eredi un po dopo è eh, il 1700 siamo ampiamente nel 1800 e un pochino in gara con un altro caffè di cui parleremo che è il caffè di antonio pedrocchi lo conoscete benissimo iniziano ad acquisire altri spazi e a scegliere queste meravigliose decorazioni quindi nelle sale dove ci trovavamo a incrociare da Giacomo, da Giacomo Casanova a, a Thomas Mann, al filosofo Nietzsche, a Lord Byron che vi ricordo che a Venezia scopre la vicenda terribile dell'unico doge che non ha il ritratto Marin Fagliero e gli dedica questo dramma meraviglioso per fortuna se non noi a Brera non avremmo il dipinto di Francesco Hayez gli ultimi momenti del Doge Marin Fagliero. È proprio su questi tavolini che Lord Byron comincia ed è circondato, questa è la sala del Senato, quindi è circondato da muse, è circondato da pittura, l'artista Giacomo Casa, che in realtà ispirano gli incontri di questi artisti e di questi pittori. Il locale... Se avete notato, comincia a diventare protagonista. È il locale che si vede dipinto, la sala cinese, la sala del Senato, l'ultima sala del Florian e la sala Liberty, ma capite bene che ormai siamo all'inizio del 1900, siamo sbarcati nel nuovo secolo. Però è il locale che accoglie sì gli artisti, ma che dà agli artisti. Questo è un cambio di passo importantissimo e lo possiamo vedere anche nell'ispirazione. Abbiamo parlato di Lord Byron. Vi Ricordo che Ridolfo viene tratteggiato da Carlo Goldoni proprio sulla figura di Floriano Francesconi. Florian, non lo chiama Florian, troppo famoso, sarebbe stato anche imbarazzante, però ecco l'idea di ispirarsi proprio. E andiamo a Roma. Altro caffè che non aveva nome, mi raccomando. Eh? Il caffè si chiamava solo caffè. Vi ricordo che sull'origine della parola bar ci sono moltissime idee. Da una parte c'è la seconda guerra mondiale, gli alleati, la Barrier, no? questa barra di ottone alla quale i cowboy nel saloon si appoggiavano per gli stivali o si appoggiavano anche al bancone. Però vi ricordo. Che nel 1600 a Firenze c'è un banco Aristoro da cui potrebbe nascere l'acronimo Bar. Banco Aristoro, quindi potrebbe, potremmo avere voce in capitolo nell'ideazione. Il caffè. Si chiamava solo caffè, perché chiamarlo greco se siamo a Roma, scusate, che motivo c'è? Perché il fondatore era un levantino, Nicolò o Nicola della Maddalena, che viene subito ad aprire le sue porte agli intellettuali, arrivando addirittura a offrire lui, agli intellettuali, agli artisti, da bere. Quindi non dico il caffè sospeso, ma da voler proprio rassicurare le persone, avendo magari il caffè una fama un pochino scura, siamo nel 1760, eh, insomma 1760 andiamo davvero un po' lontano nel tempo, ad avere ospiti illustri magari non paganti, ma ospiti che rassicuravano il resto del pubblico. Oggi all'antico caffè greco avete esposte 300 opere originali di artisti incredibili. Varrebbe la pena andare proprio a fare una visita tipo museo. Di che cosa noi parliamo in questa occasione? Parliamo intanto di questo dipinto che non è a Roma, quindi ecco perché ve lo porto, perché siamo ad Amburgo. In questo artista. Eh, nato a Vienna, la sua famiglia aveva un'antichissima origine triestina, ecco perché ha questo nome italiano, che viene a Venezia ma che passa a Roma ben sette anni per studiare. All'epoca chi non si poteva permettere l'iscrizione all'accademia, troppo lunghi gli anni, troppo costose, poi l'accademia, materia prima, e foglie, disegni, pennelli, bastava venire a Roma. Vi ricordo che lo farà anche Renoir nel 1881 durante il suo massimo periodo di difficoltà, il periodo agro cosiddetto. Bastava venire a Roma, bastava passeggiare, respirare l'aria dei fori imperiali, visitare le chiese, vedere Caravaggio. Ed ecco qua. Ludovic Passini è talmente grato a questa permanenza a Roma che gli permetterà, tornato a Vienna, di insegnare all'Accademia, ce lo racconta il team Becker, che sapete bene è un po' il Giorgio Vasari dell'arte tedesca, e di addirittura da non avere titolo a insegnare all'Accademia di Belle Arti di Vienna. Perché? Perché era stato a Roma sette anni. Quindi il caffè greco che qui vedete. No, fra la bottiglieria e, e il luogo di riunione, dove trovate già gli artisti e i poeti dell'epoca, ma ancora più famoso, eh beh, insomma, Guttuso. No? Guttuso che omaggia Giorgio De Chirico, che vi ricordo con la seconda moglie Isabella, che non voleva cucinare o eh, avevano il delivery praticamente il caffè greco gli portava a casa quello che o loro ordinavano o pranzavano direttamente al caffè greco se cercate su internet di foto di De Chirico al caffè greco non avete che l'imbarazzo della scelta essendo poi lui un uomo molto poco egoriferito, no? Quindi posava molto volentieri. Questo dipinto di cui Guttuso stesso ci dà la descrizione è eh, sul Trentanovesimo numero della rivista Tempo, era il 3 ottobre, e ci racconta proprio: utilissimo, vedete che qui avete De Chirico e di fianco avete una citazione meravigliosa dell'autoritratto di De Chirico in veste di filosofo greco quindi è un suo doppio no? sapete benissimo De Chirico nato a Volos perché il padre Evaristo invece di fare il barone <ride> nelle sue terre aveva deciso di laurearsi in ingegneria a Torino e aveva vinto il concorso per costruire la rete ferroviaria in Grecia nelle parti più impervie quindi ecco De Chirico che nasce a Volos e il fratello che nasce ovviamente anche lui in Grecia quindi come dicevo diceva De Chirico, il mio professor dell'acqua a lezione lo diceva sempre, che De Chirico a tutti noi diceva voi avete studiato la mitologia greca, io sono greco, eh, questa è tutta la differenza, quindi autoritratto come filosofo greco. Qui c'è la Marchesa Sant'Angelo, Emilia Peikoff Sant'Angelo che a noi ricorda un po' Moira Orfei eh, con questa cofana e che, scusate, ma è giusto, rappresenta un po' quella nobiltà eh, romana. Che più o meno trovavate un po' dovunque, no? quindi era interessante no? trovarla, vederla molto spesso ospite non di De Chirico, è eh, molto più selettivo di Chirico, ma ospite di Mimise Gottuso, lei era forse la migliore amica della moglie di Gottuso. Di fronte avete Alberto Savigno, il fratello di De Chirico, che essendo morto purtroppo precocemente nel 1952, no? Savigno vi ricordo il suo libro meraviglioso, è eh, dedicato a Milano, Ascolto il tuo cuore città, è un inno d'amore che non possiamo dimenticare. Siccome Savigno era già morto, De Chirico va a vedere il dipinto e ovviamente si fa portatore anche di quello che è, come era mio fratello, e sarà l'unica critica che nascerà su questo dipinto dicendo scusa, ma mio fratello proprio così non era. Che è anche vero, ma eh, diciamo che Guttuso lo, lo interpreta un po' come, Savi come se Savigno fosse ancora vivo. Era il fratello minore no, di De Chirico, quindi strano che sia morto così presto, che sia morto prima, eppure è come se fosse invecchiato con noi. Poi avete qui in basso, non è che vi sembra, è proprio Buffalo Bill, perché nel 1890 William Cody con il suo circo aveva lasciato Milano ed era sceso a Roma e adorava bere appunto qualcosa al caffè greco. Quindi è come se ne le No? vedete il caffè greco è sopra il tempo, alleggiasse ancora il suo spirito. Qui avete una meravigliosa coppia di ragazze che si baciano, siamo nel 76, quindi questa meravigliosa no? oasi di pace del caffè greco dove ognuno poteva fare quello che voleva e dove avete anche i turisti giapponesi ovviamente che arrivano. Qui in un angolo un omaggio meraviglioso a Picasso, non c'è il caffè greco non c'è, però c'è questa meravigliosa scultura che ricorda Fernando Olivier, una delle donne amate da Picasso è una delle poche che lui non sposa se vogliamo ma era la sua modella preferita dopo che era mancata Majolì Marcella Amberno quindi era la donna che gli aveva fatto dimenticare questo grande amore purtroppo Majolì era mancata per Tisi poi avete la, il caffè greco di inizio novecento con D'Annunzio eccolo qua e un altro omaggio meraviglioso a il nostro De Chirico che è la citazione del ritratto di Guillaume Apollinare. Eh, ovviamente nel ritratto dipinto da De Chirico che è Canto d'Amore, eh, mi raccomando il titolo del dipinto è quello, Apollinaire visto di fronte, Guttuso si giustificherà con De Chirico che dirà ma come tu l'hai messo di profilo? Guttuso risponderà sì. Però non sono un copione, eh. insomma mi ispiro, ma posso anche. Perché uh, mh, è vero che De Chirico dipinge a Polliner con questi occhiali scuri che sono gli occhiali dei non vedenti, perché come era cieco Omero il sommo poeta. Per De Chirico è ovvio che esiste solo Mero, eh, credo sia chiaro, però Apolinaire si avvicinava molto, quindi anche Apolinaire era non vedente. La firma di Guttuso, se la cercate, non c'è in grafia perché c'è Guttuso medesimo: eccolo qua, che è di spalle. Eccolo qua, questa è la Marta Marzotto, è ovvio. Eh, questa ce l'aspettiamo. E perché non firma? Perché in realtà sul giornale si legge la frase che, che Guttuso ripeteva sempre a se stesso: Descrivi non fare il furbo. E quindi ecco l'idea no? di non firmare il dipinto, ma di firmarlo in un altro modo. Quindi che il fatto. Che il caffè greco avesse ispirato, che fosse stato il motore dell'arte, vedete che in questo caso Guttuso lo rappresenta in un modo completamente atemporale, come può fare l'arte, no? abbinando D'Annunzio al nostro Buffalo Bill. Proseguiamo perché abbiamo un altro caffè che, ahimè, a Roma non c'è più, è il famosissimo caffè ragno. Giuseppe Aragno era un convinto socialista amico di Mussolini apre questo caffè eh, che in realtà era già un caffè diciamo che lui lo recupera lo, lo riarreda, era un caffè che risaliva al, alla fine del 1800 molto più giovane del caffè greco però eh, già esisteva e eravamo in via del corso lo dico al passato perché eh, si è, è stato trasformato dal 1955 agli anni 80 in Alemania che sapete bene no? era un marchio famosissimo anche a Milano poi ahimè alla fine del marchio Alemagna non è stato più neanche possibile trovarlo come caffè se andate in via del corso non c'è più il signor Aragno tronca qualsiasi tipo di rapporto con Mussolini col delitto Matteotti e quindi questo luogo, la terza saletta del caffè a Ragno, diventa il luogo del pensiero. Vi ricordo che Orio Vergani nel 1938 lo aveva definito il Santa Santorum dell'arte, della letteratura e del giornalismo. E sarà proprio in questa terza saletta del caffè a ragno che nasceranno tantissimi movimenti. Quest'opera, con la quale il nostro Amerigo Bartoli vince il primo premio della biennale del 1930, quindi pensate che onore! Che ha. In realtà ve l'ho portato in quest'altra versione perché? perché qui avete tutta l'indicazione, se leggete i nomi è incredibile perché. Vincenzo Cardare, Ardengo Soffici, cioè Ardengo Soffici è quello che fa botte con boccioni al caffè Pascoschi a Firenze perché non era d'accordo col futurismo. Poi diventa futurista e poi guardate dove lo troviamo. Poi avete Giuseppe Ungaretti, Mario Broglio, eh? Mario Broglio di Spalle, adesso ne parliamo, è una figura fondante del sapere di questi anni. Il cameriere Malatesta, eccolo qua. E poi avete, vorrei farvi notare. Roberto Longhi. Roberto Longhi è uno storico dell'arte che scriverà per primo sul futurismo, su Giorgio Morandi, cioè il primo su tutto arriverà. È fondamentale ancora oggi su alcuni pittori, nonostante le ricerche siano magari avanzate, poi l'intuizione di Roberto Longhi era già lì, era già pronta arriviamo a Riccardo Francalancia, lo stesso Amerigo Bartoli che faceva parte del gruppo e poi chiudiamo con Aurelio Saffi e Bruno Barilli. È su questo Riccardo Francalancia che mi fermo un momento perché Francalancia è già qua in questo periodo ed è colui che trasformerà la terza saletta del Caffè Aragno nel motore del movimento artistico più antifascista che avete a Roma. Era più facile fra gli antifascisti a Milano col gruppo corrente, eh? per quanto eravate a Milano. A Roma era un po' più complicato. Quindi vi ricordo Mario Mafai. Scipione, Antonietta Raffael, Roberto Melli, Leoncillo Leonardi, tutti quelli che oggi sono nel Museo della Scuola Romana a Villa Torlogna, voluto da Giulio Carlo Argan, quasi una sorta di pena di contrappasso. Parliamo però di questo periodo perché in queste sale... Mario Broglio fonda questa importantissima rivista. In realtà era nata anche un po' prima, 1918. Fine prima guerra mondiale, Boccioni è morto in guerra. Filippo Tommaso Marinetti mh, cerca in tutti i modi di avere la feluca di Accademico d'Italia mentre Boccioni si rivoltava nella tomba. Carlo Carrà si era perso nell'ospedale psichiatrico di Ville e Che cosa può essere l'arte? L'arte è valori plastici. è Mario Broglio è avere una rivista su cui non scriveranno solo, scusate, eh, De Chirico, Carrà, Soffici, eh, cioè i grandi, Morandi. Ma scriveranno anche Vassili Kandinsky, André Derain, Marc Chagall. Pensate che rivista incredibile avevamo. Io vi ho portato queste due copertine perché, in realtà, se guardate bene quella che ha alla vostra um, sinistra, ecco qua: Carlo Carrà, le figlie di Lot. Ma come? Fondatore dei futuristi. Il quinto, eh, la sapete quella famosa foto che Mario Schifano riprenderà, che cosa è successo? Beh, intanto è andato in guerra, è rimasto sconvolto, è andato in ospedale psichiatrico ed ecco, intanto nel 1916 scrivere la parlata su Giotto è per un futurista, scusate, ma non è male. È vero che oggi noi possiamo dire che Giotto nel suo secolo è stato il Marcel Duchamp del Novecento, però l'idea è di come c'era un grande ripensamento, non un rifiuto, eh? assolutamente. Ricordatevi che Giacomo Balla firma Giacomo Balla Futur Balla fino alla fine della sua vita. E le figlie lo sapevano, eh, luce elettrica e dinamo elica, eh, insomma, eh, per tutta la vita eh, erano chiarissimamente ispirate al futurismo. Non rinunciano mai, ma c'è una rivisitazione filosofica, c'è una prospettiva importantissima, c'è una figura mitologica, c'è un attimo di pausa, c'è qualcosa che è cambiato, il treno che passava, la moto che passava. Tutto bene, andava tutto bene in quella fase. Adesso il confronto in quella terza saletta del caffè a Ragno diventa fondamentale. Capite che se non si fossero riuniti, noi ci saremmo persi Carlo Carrà probabilmente, ma non solo, ma ci saremmo persi magari Antonio Donghi alla vostra sinistra questa attenzione minuziosa, credo riconosciate tutti la bottiglia di Maraschino, eh? chi non l'ha bevuta, ecco qua. Quindi attenzione a questi dettagli quasi miniaturistici e poi guardate lei. No? Io quando parlo con i miei, i miei studenti faccio un po' fatica a fargli capire che questa ragazza per l'epoca è un po' maleducata, <ride> perché in un bar non ci si sedeva così. Col gomito, eh? O probabilmente, se ci si sedeva così, le mamme dei figli maschi avrebbero detto: quella lì non la sposi. La vaminga bene, <ride> cioè, vedete, no? È una posizione molto moderna, molto diversa, cambia tutto. Allora, quanto era importante essersi riuniti in quel caffè? Antonio Donghi, che era un solitario, che aveva probabilmente problemi di agorafobia, aveva una serie di problemi. Quanto era importante sentirsi rassicurato che il suo lavoro su questi valori plastici non era così folle non era così isolato ma c'era la terza saletta del caffè ragno di fianco avete cagnaccio di San Pietro allora uno che si chiama Natale Scarpa e che a un certo punto decide di soprannominarsi cagnaccio capite bene che il carattere era quello che era insomma no era un ribelle era cagnaccio perché quando il suo quadro esposto alla Biennale viene ritirato, diciamo che l'ha presa male, diciamo così, non l'ha presa bene. Ecco. Allora l'idea è uno è a Roma, più comodo, vado alla terza saletta del caffè a Ragno. Certo. Ma se questo signore vive a Venezia, anzi, vivo, vive sull'isolina della laguna che si chiama San Pietro, ed è lì che si rifugia, ed è lì che si nasconde, ed è lì che gli abitanti negheranno alle milizie fasciste che sono venute a prenderlo. Di conoscerlo, no? Qui non c'è nessuno, Natale Scarpa, mai sentito? Capite che la rivista Spedita per posta nata in quel bar è importantissima. Perché quest'idea di questo attimo di sospensione, guardate questa donna, questa donna si sta truccando, è una prostituta, si sta truccando fra un cliente e l'altro, eppure guardate questo sguardo. Guardate lo specchio, guardatela bene negli occhi, ritroviamo Susan, ritroviamo quella riproduzione che su Valori Plastici è uscita proprio e guardate oltretutto come Cagnaccio di San Pietro aggiungendo in, in, in secondo tempo ma di poco questo bordo, guardate come sdoppia l'immagine. Non c'era all'inizio, eh? Alla radiografia del dipinto si vede benissimo, sdoppia gli oggetti, è come se lei ci raccontasse di avere una vita, quella della prostituta e poi un'altra. E questa è la rivista Valori Plastici, nata sempre intorno ai quei tavolini dove Vincenzo Cardarelli, Emilio Cecchi avranno sicuramente dato il loro contributo ad artisti che intuitivamente come pittori arrivavano, ma che avevano bisogno di un sostegno filosofico. Eccoci che abbiamo la moglie di Mario Broglio: non solo la moglie, eh? guardate che è il motore è il vero motore, dietro Mario Broglio eh? eh, c'è questa donna che probabilmente lo sopportava, <ride> lei è, oggi diremmo che Lettone in realtà scappa dalla Russia zarista del 1905, studia arte a Königsberg, poi va a perfezionarsi a Parigi e poi sceglie Roma, sceglie Roma in modo oculato, vuole aprire una scuola per sole artiste perché le artiste, lei lo sapeva bene, erano ancora molto molto discriminate. Quindi arriva a Roma, conosce Roberto Melli, la presenta a Mario Broglio, la porta nella terza saletta ed ecco qua, questa idea di questa toletta. È la sua toletta, eh? niente di strano, niente di particolare, non c'è niente di negromanto e di alchimista. Guardate come la lettura e la vicinanza della possibilità di avere Vincenzo Cardarelli la porta addirittura a decidere di girare l'etichetta al contrario. Lo vedete? Vedete che dietro si vedono le etichette, ma noi non le leggiamo così non sono riconoscibili. In questa toletta c'è questa atmosfera magica, creiamo la parola realismo magico, sarà un filosofo tedesco che decide di usare questo simoro, no? Capite che se realismo difficilmente può essere magico, mostra di Palazzo Reale di un po' di tempo fa, però l'idea è proprio questa. Perché mentre la guardate inizialmente è tutto molto semplice, no? Una toletta la sua cipria, il suo profumo, qualcos'altro, eppure poi l'atmosfera si dirada e cominciamo ad avere dubbi su quello che stiamo guardando. Procediamo perché sulla rivista Valerio Di Plastici scrive Giorgio Morandi. Giorgio Morandi, che sapete bene, eh? una vita davvero avventurosissima, eh? Via Fondazza al 36 a Bologna, Accademia, Vacanze Grizzana Morandi punto cioè però scrive sulla rivista perché vuole condividere questa idea le sue bottiglie sono molto diverse dalla, dalla edita e eh, mi raccomando dove voi vedete quest'opera che essendo di Brera scusate molto bella ovviamente vedete che avete la rassicurazione scusate scusate mi è scappata avete la rassicurante presenza di questo oltre bello caldo femminile coccio no? come ci fa sentire subito bene vaso bianco alzatina con la frutta e siccome ci stiamo stentendo troppo a nostro agio questo è uno dei rarissimi casi in cui il tavolo ha la gamba Morandi vi ricordo che non dipinge mai la gamba del tavolo senza aver visto Degas, qui lo vedete, prospettiva rinascimentale perfetta, ecco la bottiglia. La bottiglia come un vettore, ricoperta e riempita di gesso bianco, come poteva dire Umberto Eco, le bottiglie di Morandi hanno la bottigliarità. È come le mele di Cézanne, sono altro. Cioè l'idea è di come quello che vi sembra non è più quello che vi sembra. Le bottiglie della Edith adesso sono tranquillissimamente quotidiane. Quelle di Morandi no. Valori plastici puntava su questo. Procediamo ancora perché siamo a Milano. Siamo ovviamente nella casa, nella casa scelta da Gaspare Campari, mh, galleria appena inaugurata, lui è già lì. Gaspare Campari ha già deciso. Io voglio stare qua perché era il primo centro commerciale a Milano, scusate. Intanto collegava due luoghi storici fondamentali: il duomo, quindi la fede, la religione, eh, tutto quanto era l'anima no, di Milano, il dom, eh, il DOM è il dom e di là la scala. Non la scala di oggi, eh? la scala del risorgimento, la scala del coro del Nabucco, del Vapensiero, del Viva Verdi che voleva dire tutt'altro. È un luogo dove le persone andavano a divertirsi acquistare e divertirsi. 1867 Gaspare ha questa intuizione meravigliosa, felicissima, è Davide il figlio però che cambia, non la posizione per carità, però lo arrede in un altro modo, lo conoscete benissimo, è eh? luogo straordinario, avete Eugenio Quarti l'architetto, avete l'Alessandro Mazzuccottelli della scuola eh, d'accademia di Brera, era un alunno del il Giocondo albertolli ferro battuto a livello straordinario e poi avete il pittore d'angelo. Eh, vado un momento indietro, solo un secondo, perché vorrei farvi notare, dopo mi serve, che qui avete l'insegna zucca e eh. ve la ricordate la signorina che nel carosello si piegava, era Barbaro zucca, tragicamente abbiamo tutti quest'età e ce la ricordiamo. Chi userà questo caffè? Eh, scusate, eh, diciamocelo. I nostri futuristi, gli amatissimi futuristi, ci viene subito il sorriso. No? Quando pensiamo ai futuristi, è subito bello. Manuale di cucina futurista, insomma, come non divertirsi e come non calarsi nella loro mentalità. La Milano del risorgimento, la Milano della rivoluzione, dei moti, di tutto quello che volete. Si era seduta ai tavolini della galleria Vittorio Emanuele. Si era seduti letteralmente eh, e fisicamente, mancando Trento e Trieste e soprattutto non sentendo questo vento rivoluzionario che si era un po' spaventato. Pento, no? eh, Boccioni manderà Gino Severini a Parigi. La prima lettera che Severini scrive è: guarda che qui viaggiano dove noi mettiamo i morti. Parlava della metropolitana che a Milano sapete bene, arriverà dopo. Quindi sabato sera immaginatevi le signore col cappello bello elegante, introfularsi futuristi. futuristi li riconoscete subito, sono quelli vestiti di nero, non con la paglietta. eh? Quelli vestiti di nero perché, siccome all'epoca il nero, non esistendo Armani o chi per esso, il nero era un colore molto preciso, no? Colore dei sacerdoti, dei poliziotti e dei becchini, e loro erano i becchini: erano i becchini dell'arte del passato. Ci stavano dicendo che Giotto e Caravaggio e tutto quanto erano morti e sepolti, e bisognava voltare pagina. Scorciando leggermente i pantaloni per indossare calze colorate, rigorosamente spaiate, una rossa, uno giallo, uno verde e uno blu. Quindi, eccoli qua. Uno saltava sul tavolino, bisognava saltare no, per farsi vedere: saltava proprio sul tavolino, gridava Zang, parola d'ordine. Gli altri rispondevano Tum Tum, e così rovesciavano tutto quanto. L'idea era di svegliare. Svegliare una popolazione che, come diceva Marinetti, finché a mezzogiorno mangiamo la polenta con la casola, la rivoluzione alle due sarà difficile farla, ovviamente. Quindi se non ci fossimo accorti di questa energia fortissima, vorrei farvi notare: prima di tutto, l'adozione della tecnica divisionista imparata a Roma da Giacomo Balla e poi a Milano da Gaetano Previati. Tre trattati di tecnica divisionista, il signor Previati. Poi alziamo violentemente questa diagonale, quindi una diagonale non corretta dal punto di vista rinascimentale, ma fortissima, vedete che sembra di inerpicarsi sul monte Everest. E per farci coinvolgere, eccolo qua, in primo piano, una rossissima, eccessiva bocca ricoperta di rossetto è la classica, quella che in arte chiamiamo la figura ponte, venite, non potete star lì seduti. Ecco che Boccioni prenderà la famosissima frase, probabilmente nata ai tempi di Silvio Pellico, ma come risorgimento va benissimo, perché venivano arrestati, eh, non è che la passavano liscia, quando la canaglia impera, la patria dei giusti è la galera, e quindi andavano in prigione cantando felici e contenti. Sempre legato a questo luogo, Scusate, non mi gira più? Scusate solo un secondo. No. Eccoli qua, eccoli qua tutti e cinque. E vi ricordo la frase di Mario Schifano che 50 anni dopo dirà mai come questi cinque, il cappottone e la bombetta hanno cambiato l'arte italiana. Altro che 68, pensando a quei tempi, effettivamente aveva avuto ragione. Ed ecco qua Carlo Carrà. Dipinto sembra incomprensibile, fidatevi, non lo è. Siamo nel periodo cubo-futurista. Boccioni e Picasso sono troppi intelligenti per farsi la guerra. Prima tu, prima io, sciocchezze. A Parigi, le mostre cubo-futuriste sono mostre congiunte. Quindi avete, siete seduti in Galleria Vittorio Emanuele. Vi prego di entrare nel quadro. Siete davanti alla porta, eccola qua, la porta d'arco. Con la tenda. Questa è la soglia aperta, vedete la diagonale e sopra avete la scritta ZU. Quindi siete lì. Avete guardato in alto e in alto c'è il soffitto della galleria che sapete benissimo: è di vetro acciaio. Ferro e vetro, ma voi non lo state guardando in alto. La moltiplicazione dei punti di vista, il vostro tavolino nero e lucido si riflette, quindi ecco questo strano mosaico che vedete sotto i vostri occhi: sifone del Seltz, eccolo qua, bottiglia di assenzio verde, eccola qua. Vedete questo verde meraviglioso ed ecco questo arrivo del vassoio con quello che avete ordinato. Qui avete una ruota di bicicletta, una sella, un'altra ruota di bicicletta. In realtà avete tante ruote di bicicletta perché il vostro amico vi ha dato appuntamento ma sta arrivando man mano, no? Quindi ecco che arriva con la sua bicicletta che arrivato davanti al vostro tavolino si ferma. E berrete insieme l'assenzio. Ecco qua, ritmi di oggetti. Se non ci fosse stato il Bar Campari. Probabilmente non avremmo avuto il dipinto. Proseguiamo ancora. Ecco qua. Scusate, siamo pigiati troppo e abbiamo solo un momento. Questa è Margherita Sarfatti, eh, donna che incrocia il, sul il suo percorso il futurismo. Roberto Sarfatti, suo figlio, mentirà sull'età e andrà in guerra e morirà purtroppo. Mentirà sull'età perché aveva 16 anni ma è infiammato del futurismo. Margherita Sarfatti è una donna talmente moderna che può entrare in un bar e bere da sola, non ha bisogno di avere un compagno, non è una prostituta che adeschi i clienti. Ecco il necessario, sifone del seltz, bicchiere di assenzio e qui avete la zuccheriera con le zollette di zucchero. Ovviamente siamo davanti a una presenza molto forte del cubismo per cui avete Margherita Sarfatti vista di profilo ecco il naso di profilo vista di fronte ecco gli occhi avete la nuca molto più chiaro il braccio lo vedete da sopra davanti a voi e se con voi ci fosse un bambino lo vedrebbe di sotto in su ecco perché sembra che abbia un braccio da culturista in realtà sono i tre punti di vista molto vivace il locale, qui avete un tappo di champagne che salta via e un altro bicchiere là in fondo di un altro tavolino. Quindi ecco questa meravigliosa serata ai, ai tavolini del caffè. Procediamo, non vedo più le immagini e. Ecco qua l'incontro fra Fortunato De Pero e Davide Campari nel 26 porterà una serie di collaborazioni. Questa è una bellissima pubblicità che vi dice che se la pioggia fosse di Bitter Campari varrebbe la pena girare l'ombrello al contrario e eh, vado un pochino più. Veloce, questo è Ugonespolo che non solo vi cita i tantissimi manifesti nati da questa meravigliosa collaborazione, eh, De Pero mh, aveva bisogno di questo Davide Campari proprio come Alterego e lui e l'altro aveva reciproco bisogno. L in fondo, quel manifesto un po' particolare, invece Bruno Munari che gioca con Letteri. Quindi vedete questa sorta di mostra moderna che racconta la storia della Campari Caffè Pedrocchi che sapete benissimo è il terzo senza di questa città no? Padova è la città del santo senza nome del prato senza erbe e del caffè senza porte il che vuol dire che al Caffè Pedrocchi potevate entrare di giorno e di notte senza orari di chiusura le porte non c'erano è qui che probabilmente nasce la famosa definizione di dannunzio che si recava spesso con Leonora Duse, no? gli dicono guarda che nell'altra sala c'è Filippo Tommaso Marinetti e D'Annunzio dirà no grazie un cretino elettrico, non ho voglia di incontrarlo, eh, però ci aggiunge elettrico. Eh, le sale superiori, bellissime, molto vicine alle sale del caffè Floriano, sono meravigliose, visitate la sala turca, la sala etrusca badate bene che erano sale utili per far fuggire le amanti, eh? mi raccomando. Eh, porte finte, armadietti strani, insomma ovviamente un caffè molto amato. Al pian terreno vi ricordo sala verde, sala bianca, sala rossa, ovviamente. In sala bianca ricordatevi che per statuto ancora oggi potete entrare, sedervi, chiedere dell'acqua, una presa di tabacco, a chi interessa, ago e filo dopo vi spiego perché, oggi diciamo che l'ago e filo non è più così necessario. Perché? Perché il caffè Pedrocchi ospitava i fuggitivi degli austriaci e quindi l'abito strappato era normale. Oggi presa di tabacco e ago e filo no, ma giornali sì. Quindi il caffè Pedrocchi è ancora importantissimo. Procediamo ancora con il Jamaica, che vi ricordo non si chiamava così. Perché la scritta giamaica con la J nasce, in realtà era una latteria, della famiglia Mainini. Egli conosce molto bene il musicologo Guido Confalonieri che prendendo spunto da questo straordinario film di Hitchcock, La Taverna della Giamaica, Charles Rotten, esordio di Morino Ara, romanzo di Daphne du Maurier, dirà chiamalo Giamaica. La Taverna della Giamaica era un covo di pirati, eh? per quello. Nel 1939 rendetevi conto che scrivere Jamaica con la J non era semplice, non era facile. Av fra tutte le immagini, fra tutti gli artisti ho scelto velocissima Lidia Silvestri, grande scultrice nata nel 1929, eh, alunna di Brera, docente di Brera, lei ha insegnato in Inghilterra, ha insegnato negli Stati Uniti, finalmente alla quadriennale di Roma. Del 2020 gli hanno dedicato una stanza. Scandaloso ma fondamentale. Lei era alunna di Marino Marini, che vedete su questa foto giocare col cavaliere? E l'idea di Lidia Silvestri era: non esistono uomini o donne, esistono solo figure umane. Quindi le sue figure umane sono ibridi, sono in viaggio, oggi si direbbe queer, no? Quest'idea meravigliosa di una libertà totale. Sempre frequentatore di bar Jamaica che in giro a vi invito ad andare in Piazza Piola eh, collocato da pochissimo dal figlio figlio di Kenjiro Azuma si chiama Ambrogio eh? Ambrogio Azuma vorrei farvi notare perché Kenjiro ex pilota kamikaze in realtà non riesce a partire perché viene lanciata la bomba atomica arriva a Milano con una borsa di studio del governo italiano non spiccica una parola di italiano incrocia Marino Marini Marino Marini intuisce questo eh, artista incredibile che sarà il suo assistente e prenderà poi il suo posto in Accademia di Brera. Oggi avete una sua opera, un percorso zen in piazza Piola, dedicato a Teresa Pomodoro, che era una grande amica di Kenjiro Azuma, e un'opera davanti alla stazione, al cimitero monumentale. Al bar Giamaica si incrociano Lucio Fontana, Eve Klein, come vedete, Piero Manzoni, Enrico Bai. Viene firmato il manifesto del nuclearismo del 51, Succede di tutto. A tal punto che è probabilmente ai tavolini del bar Giamaica che Piero Manzoni comincia a pensare alla merda d'artista, opera importantissima. Vedete che lui firma la modella, come If Klein dipinge la modella, quindi avete proprio questi punti di contatto incredibili. Arriviamo al Domago. Caffè nato in Sordina nel 1875, non lo frequentava nessuno. Però poi Georges Braque ruba un tavolino, il famoso guéridon. Il domagò da lì ha eh, in, come dire, inchiodato per terra i tavolini. Braque era talmente povero che aveva bisogno di un tavolino. Una notte il domagò li lasciava all'esterno e lui lo ruba e lo porta a casa. E diventa il suo tavolino anche di questo dipinto. Chi lo rende famoso? Guardate questo trio, eh, scusate. Modigliani, Picasso e Marc Jacob, più di così, diventa ancora più importante quando negli anni 20 arriviamo, eh? eccolo qua, è il covo dei surrealisti. Lo sceglie Duchamp, ci porta a Peggy Guggenheim e da lì Giacometti, Sartre, Eluard, Breton. Capite che di nuovo, no? Se non ci fosse stato quel luogo, dove si trovavano? Peggy Guggenheim non aveva ancora la sua casa di Venezia non avrebbe potuto ospitarli in nessun luogo, e quindi il bar come luogo di ritrovo e come luogo di ispirazione incredibile. Il filosofo Jean Soldini arriva addirittura a ipotizzare che Giacometti forse poteva anche procedere da solo, ma non Sartre e Simone de Beauvoir. Quindi pensate che ruolo importantissimo. Arriviamo alla fine con la famo il famoso Palazzo di Strasburgo Lobet, palazzo che nasce solo come dimora militare, Obet in antico francese era il rifugio per i militari, quindi questa era una caserma. Siamo nel 1770 ed è l'architetto militare Jean-François Brondel, quindi se vi sembra molto schematico, bravi, è proprio un architetto militare. Cosa succede? Che viene distrutto nella guerra franco-prussiana, ahimè, 1870, viene ricostruito dai francesi a prova che nessuno li abbatte e nel 1970 1922, due fratelli incredibili, visionari, non ho più aggettivi: i fratelli Paul e André Horn chiamano Theo van Donsburg. Che insegna al, al Bauhaus. E quindi avete, questo è un restauro, eh, mi raccomando, perché non è piaciuto all'epoca. Calcolate che negli anni venti c'era ancora la frangia finale del Liberty, eh, mi raccomando, quindi fiori, fiorellini, eccetera. Questo luogo così geometrico, così di colori primari, così studiato tutto in asse di 45 gradi, quest'idea di mettere le diagonali sulla, sulle pareti per contrastare le porte e le finestre, è una magia unica al mondo grazie a Van Donsburg, Jean Arp e, mi raccomando, Sophie Toiber, la moglie di Jeanne Arp, che ha eh, assolutamente inventato lei la forma di questi tavolini. Capite che siamo davanti a un passaggio incredibile, non è più il luogo che ospita gli artisti, ma sono gli artisti che se lo disegnano a loro misura. Grazie a tutti.